TMC Podcast. Simone Tesoro, classe 1978, sono un ragazzo libero e indipendente che si è sempre gestito e si è sempre creato. Oggi diciamo che sono un soggetto che ha avuto esperienza nella vita, sposato, separato e divorziato in 4 mesi, per cui un gran traguardo, questo ne vado fiero. Vivo accossato ormai da qualche anno, ragioniere per scelta e broker per passione. Oggi ho preferito, anziché seguire una strada che era quella dell'Accademia Militare, perché ho fatto sottufficiale della Marina Militare, un giorno mi sono svegliato e ho detto: usciamo al biellese, cerchiamo di aprirci con la testa e cerchiamo un'attività. La divisa bianca mi interessava. Ho fatto carriera, ho fatto 4 anni e poi un bel giorno ho deciso di cambiare vita. Ecco perché, sono uno spirito libero. A me piace la vita, mi piace non farmi condizionare, mi piace scegliere e non scendere a compromessi. Questo era un lavoro che ad oggi rispecchiava molto il mio carattere. Giocare alla partita a scacchi con le compagnie di assicurazioni, cercare di pagare i sinistri quando non li vogliono pagare, cercare di assicurare i rischi quando non li vogliono assicurare, era un qualcosa secondo me di più gratificante rispetto a quello che potevo fare in Marina Militare, dove comunque era un lavoro statale e dovevi fare in un certo modo, e io non mi sentivo a mio agio, perché ho cambiato e un bel giorno ho preferito questa tipologia di attività. Biella Insurance Broker, o B-Broker il suo acronimo, è il primo broker nato nel biellese che ha una filosofia che ad oggi è atipica, perché questa realtà di impresa, che tra l'altro è una condizione familiare, ha deciso di lavorare veramente nell'esclusivo interesse dei clienti, non nell'esclusivo interesse delle compagnie. Non c'è niente di male a lavorare per le compagnie, è una scelta. Noi vogliamo lavorare veramente per il cliente. Cosa vuol dire? Non è per riempirci la bocca, vuol dire che noi non vendiamo polizze di assicurazioni, non vendiamo pezzi di carta, noi andiamo a ricercare nel mercato assicurativo nazionale e internazionale quel prodotto che meglio rispecchia le esigenze del cliente in tutti gli ambiti, e gestiamo i contratti di assicurazione dall'A alla Z, quindi dall'aspetto gestionale ai rinnovi, perché i contratti vanno rinnovati, non esiste un contratto lasciato lì per 5 anni o 10 anni, perché le tipologie e le esigenze cambiano, per cui siamo in costante aggiornamento. Questo lo facciamo con un team di 14 persone. Ad oggi uno studio di brokeraggio assicurativo sono in 3 o 4, noi siamo in 14 perché? Perché non si può essere onniscienti e ognuno deve sapere quello che c'è da sapere del suo settore. C'è chi si occupa di sinistri, chi di ramo danni, chi di infortuni, malattia, chi fa la gestione diretta con i clienti. Quindi quando c'è un'esigenza, il nostro cliente ci si riunisce con il team e si cerca di risolvere questa esigenza. Quello che noi andiamo a fare poi tendenzialmente è consulenza, assistenza, gestione e quelli che sono i contratti assicurativi, sia per quanto riguarda proprio la polizza in sé, ma anche i sinistri. È molto importante gestire un sinistro oggi, non si può fare una polizza e lasciarla lì in bando, cioè il cliente con noi ha veramente un servizio a 360 gradi, perché entra in ufficio con un'esigenza che è quella o di risparmiare o di assicurare le cose a cui tiene, e nel gestire questo richiede impegno e tempo, per cui queste persone ad oggi sono qua per dare assistenza e consulenza. Come dicevo, primo broker, è vero, 30 anni di brand e 40 anni di esperienza, è una realtà qualificata che ha occupato una posizione di primo piano nel biellese proprio per la tipologia di scelta che ha fatto. Il team di 14 persone, come vi dicevo, e la nostra passione, l'impegno e l'attenzione che dedichiamo ad ogni tipologia di cliente indipendentemente dalle sue dimensioni. Cioè oggi non è che gestiamo un cliente in un certo modo perché è una società per azioni rispetto alla famiglia, tutti hanno lo stesso peso, la stessa importanza. La nostra filosofia è la centralità del cliente, è vero, attorno al quale costruiamo i prodotti assicurativi su misura, laddove si può. Ad oggi non si può assicurare tutto, ma la passione, la professionalità e l'indipendenza, che mi caratterizza molto, ci rende atipici. Noi tendenzialmente non vendiamo polizze, noi siamo i famosi azzeccagarbugli, cioè quelli che risolvono le grane. A me piacciono le grane, io mi diverto. Quando arriva un cliente che ha una grana, io sorrido. E lunedì mattina sono già contento, e quando piove, ci sono i temporali e i disastri, io dico: che figata, domani arriva qualcuno che ho il tetto scoperchiato. Guarda, è vero, a casa del Fabio ci sono sempre i cucchiai di legno, a casa mia per le mie grane ci penso sempre 2 o 3 volte, invece per gli altri sono molto più proattivo, è vero, questo sì. Io ho questa forma di autismo, no? Preferisco aiutare gli altri piuttosto che pensare a me stesso. Non sempre 1 più 1 fa 2, soprattutto nell'assicurazione, perché purtroppo i contratti non sono scritti in italiano, sono scritti in assicurese, le compagnie di assicurazione tendono a non assicurare quello che tendenzialmente bisogna assicurare, tendono a non pagare nella maniera corretta, per cui bisogna cercare di entrare in sinergia con le esigenze del cliente e quelle della compagnia. Questo non vuol dire scendere a compromessi. Io non lo faccio. Io ho questo concetto: nella vita puoi ottenere quello che desideri se aiuti le altre persone ad ottenere quello che loro desiderano. Questa è un po' la mia filosofia di vita. Grazie di avermi ascoltato e buon lavoro a tutti. TMC Podcast.